Del gesto folle, ovvero una testata rifilata all'avversaria, dovrà risponderne non solo l'autore, ma anche i suoi genitori. La Suprema Corte, con la sentenza 6 dicembre 2011, numero 26.200, terza sezione civile, ha ritenuto questi ultimi responsabili per le carenze nell'attività educativa, condannandoli a risarcire i danni alla vittima. Il comportamento violento, impulsivo e ingiustificato in danno di un altro minore è il segno della mancanza di un adeguato insegnamento educativo da parte degli adulti. Un monito dunque ad educare i figli che giocano a pallone nel rispetto del vivere civile e delle regole del gioco.